Buongiorno, buongiorno. Come state? Eh? Come si va? Come si va? Come si va? Come va dopo il panettone? Oggi belli freschi, eh? Ci si mantiene. Oggi si mantiene, vero ragazzi? Buongiorno, vediamo che arriva. Un posto panettone. Un posto lasagna, eh? Un posto lasagna, come si va? Un posto lasagna, vediamo. Buongiorno a voi. Buongiorno a 01. Sono un po' rassegato, oggi. Come l'ho detto, a Milano ha fatto una nevicata colossale che non camminano neanche perché non se l'aspettavano e quindi sono testate bloccate. Che bellezza! Come siamo qui? Buongiorno! Ciao Mauro! Come si va? Cari ragazzi! Appesantiti, sì, poi appesantiti, qualche chiletto, dai, adesso abbiamo 3 giorni in cui fare un po' di stasi, vai. Ciao Paolo, ciao Agostini, fare un attimino di purgo come si dice a Firenze e poi il 31 che sa fare, non si va da nessuna parte, a ballare non si va. A casa e che si fa? Si sgrana e si beve, ovviamente, dai, così almeno poi c'è la scusa per poter pedalare dell'altro, no? Ciao Gabriele, grande Gabi, belli, che mi dite, che mi dite? Vi dico già, il 30 la lezione la farò la sera perché Lorenzo mi ha chiesto di fare un cambio per motivi suoi di lavoro e io tanto sono a casa e quindi non ho casa, nel senso sono a mezzo servizio per lavoro. Ciao Bruno! E te? Ciao Claudia! E quindi farò la lezione la mattina alle 13.30, tanto l'80% di voi non lavorano perché come me siete diciamo in ferie forzose, per cui faremo la lezione di fine anno. Io ho chiesto l'altro giorno di mandarvi un po' di brani per poter comporre la lezione, l'ho già composto, se però c'è qualcuno che mi può mandare qualcosa. Ciao Paulino! Ciao Paulino! Bruciali, no? Magari mi bruciassi, ma io ne ho un ghiaccio, ne ho un freddo, più che altro mi iberno, più che altro. Ho la punta delle dita che mi sono congelate, pure essendo in ufficio, ma sono uscito un attimo e mi sono congelato. La voce si sente, sì, ma stavo un pollicino, vero? Ragazzi, lo sapete. Oggi sperimenterò anche il smartwatch che mi hanno regalato. C'è anche, ragazzi, c'è la funzione spinning nell'orologio. Ci giuro, c'è la funzione spinning per cui so quello che si vede che succede. Ciao Giovanni! Vai Paulino! Sì, almeno per l'anno ci si scarta, eh! Mi scarta con la R, ha detto la Fiorentina però. Sono andato sine bone per aver mangiato. Anch'io ce l'ho dentro, non mi metto di profilo che è meglio oggi, eh? Che è decisamente meglio che non mi metto di profilo perché. Non è il caso. Cioè ho preso una forma a panettone, diciamo così. Ciao Rita! Ah, è un po' il muscolino perché le ghiaccina la faccetta. Bene, bene, bene. Io da tanto poi, quando c'è la ragione si può andare a giro,
per modo di dire, insomma. Non sono il solo lì, sì, no, so, sono una grande famiglia, ma questo è bello, capite? Un po' dopo sta più fuori per l'aria, per più bene, capite? Sente, penso, la musica, vero? Versione variata, oggi. Piano stile Bartlett. Con i cambi di velocità, cambi di tecniche, per poi salita, vario tipo, un po' io strong, così. Ciao Gianna! Bene, quanto manca? 3 minuti. Gabriele, il camion che tu l'ha lasciato, ha fatto finta di lavorare? Bene, sto scaldando, solo la musica mi fa dare un po' di brio, ecco, diciamo così, Se ne Natale mi sono divertito molto, Abbiamo pensato con Paolino di fare questa cosa. Ciao Maria! Inaspettata, chiaro, qualcuno se l'era un po' immaginato. L'avevo un po' martellato per tutta la settimana, però è stata una cosa veramente divertente. Sono veramente divertito. Ha fatto sentire Paolino un po' più vicino a noi insieme, dai. Ciao Anna! No, Gobba non lo devi dire, ti prego. So che a Bruno che gli fa piacere, però Gobba no, tutto ma Gobba no. Allora, racconto questa, tanto ce l'ho, sì, c'ho 2 minuti. Quando ho adottato il mio secondo figlio, l'ho preso in adozione, chiamarono mio figlio Ello Grande a deporre dal giudice minorile. E il giudice gli chiese, dice, ma te ha qualche problema se fosse un bambino di colore, di un'altra nazionalità? Io guardavo e gli disse, l'importante è che non sia gobbo. Ecco, giuro che io tutte le volte ci penso, mi riparte a ridere, cioè il giudice era ribaltato dalla sedia, non sapeva più da che parte rifarsi. Sì, non sei solo. Siete una grande famiglia, ma noi si accetta tutti, siamo persone per bene. Ciao Cristiana! La mia allieva! Noi si accetta tutti, anche diversi, anche a Firenze e Gobbo, insomma non è una cosa bella, però dai, via! Noi siamo sportivi! Si fa per dire! Grande Anna! Scaldiamo un po' i motori. Cominci di purple. Dai, 13:30. Dai, prova a levarmi la fusa. Vediamo che cosa succede. Bam, 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 bam. Ok. Dopo questa e faccio partire la nostra ride di oggi. Ok, da qui. Partiamo dagli Spandau Ballet, ve li ricordate? Prendete contatto con i pedali e cominciate a far scaldare le vostre gambe, leggeri, sì, facili, agili, 10 minuti,
come trovare i primi danni un pochino più consistenti. Sì. Ricordate, si intitola True, no? Vero? Vero? Stare qui insieme ci fa bene alla testa, alla panza, ma soprattutto al cuore. Facile, facile, eh? Due minuti per prendere contatto con la strada. Prendi contatto, col volano, con la strada. Pedalata agile, facile. Sì? Sa, facile, eh? Senza fretta, il tuo obiettivo è portare il calore nei muscoli, eh? Facile, facile. Quando vuoi. Bene là, eh? Ciao Simona! Un po' di aumento nel tuo battito cardiaco, un po' di calore in più che arriva. Comincia a cambiare la velocità, cambia la musica, vado su con qualche RPM, go play! Andiamo! So. Yeah. Facile, eh? Un po' più lungo, andiamo, so! Facile, eh? Colore che arriva, eh? Musica che entra! Vai, altri 16! Un po' di velocità, ma pochissimo carico. Regola, ascolta il tuo cuore. Pensa, eh? Quale si alza?
e cambia la strada. Si alzano ancora leggermente gli RPM. Sempre sorpresa. Cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera de lo normal. Tú lo ves como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú no eres la que te sale. Andiamo a diminuire la velocità, ad aumentare la resistenza. 3, 2, 1, 6. Sala. Cambia la sala. Piccolo. Scende la velocità. Adeguo la resistenza, non fa scendere il cuore. Running. 3, 2, 1, vieni. La mia è rossa. La strada che piano piano ci porterà verso la resistenza. Scendo. Seconda running. Piccolo. Vieni. Basta che tocchi appena, la resistenza. La via rossa. Scendi. Vieni con me. Facile ancora, Quale si mantiene lì, Sono al 70%. Scendi. Fosse sempre rosa. Calano ancora gli RPM. Aspetto il primo running. Faccio un piccolo incremento.
Sordiamo il cuore, avete là solo il carico. Sì. Tornicella. C'è Natasha. Sì. Grandi, i vostri cuori. Qua. Ciao Laura. Aumenta un po', scendi! Quello fa sì che il tuo cuore si alzi, appena di qualche battito. Vieni, andiamo, so! Vai, crescere appena la tua strada. Scendi. Apri. Ricordate lei, la grande Mia Martini. Jump! Speriamo di no.
faccio crescere ancora, eh. E due, uno, contatto. Sì. Yeah. Non la prendere, eh, nessuna occasione. L'inizio della pendenza, la strada che comincia a salire, andare su. E come non proseguire con lei? Che non mordi, nemmeno quando diventa difficile. È l'universo. Forza, ranimo lo dai. Contatto. Facile, eh? È il primo contatto con la pendenza. Di più. Scendo. Bello consistente, eh? Vieni, fermi su! Sei! Dai, davvero! Ritorna e apri. Torna alla velocità. Più carnes. Le ricordate? Che poi gli occhi di Elisabetta non so cosa avessero. Apro. Come intorno ai 100 RPM.
secondi ancora. 15 secondi ancora. Apri. Eccola giù. Avendo una salita più impegnativa, eh. E cambia. Piano di contatto. Don't you cry. Passo subito. Rani monte. La pendenza. Sì. Ci siete? Lo so che ci siete. Siete troppo impegnati a bruciare il panettone, lo so. Sì. E anche le taglie belle. Sì. 3, 2, 1, contatto. Sentila un po', eh? Yeah! Ascolta! Contatto! Just an illusion.
Vai qui, eh. Vai ad entrare. Qualche battito, eh. Guarda da Nanny Mountain. Circolo, so. Sale anche la velocità, eh. Tanto gli RPM. Passiamo a Nanny Mountain. Prova la velocità. 3, 2, 1, go! Sei qui, eh? Sei che crescerà ancora. Riparte la Nanny Mountain. So. E prova a farla crescere. Eccolo. La fatica è un'illusione, è un'illusione, è la musica che ti porta. Qualche secondo per respirare, per abbassare un po' il cuore, ributtarsi nella pianura. Quando la riconoscete? La riconoscete? Volete vedere? Non mi pare che così un po' non è vero. E upset. Woo!
Ascoltando cuore, eh? Guarda! 75%! Jump! Sono tempi! Andiamo!
va, eh. Sarà più facile capire chi è. Stai, stai qui. Pronto a scendere in sella, eh? 3, 2, 1, scendi! Grande! Unico! Fammi! Sì, rimani in sella, recupera! Torniamo subito messo in standing, eh? Carica, se avevi tolto. Carica! Andiamo! Seconda accelerazione della giornata troveremo, eh? Sì! Bravi, grandi, forti, potenti. No molli, mai. Sì. Grandi, bassi pollici. Sì. Mi sta per arrivare, eh. Preparati, va dentro. Senti come monta. Senti come monta! Contatto! Monta! Allunga! 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 Sì! Apri! E recupera! Puoi scendere il tuo cuore! Facile, non sono 7 secondi, eh? Non sono solo 7 secondi per recuperare, sono di più, sono di più. Puoi scendere il tuo cuore, puoi tornare verso il 70%. Dagli il tempo, dagli lo spazio. Se sei troppo basso, allora puoi tornare a fare del running. Perché poi? Sono 7 minuti di pendenza, 3 accelerazioni. Vai a recuperare, eh? Dai tempo al tuo cuore, ai muscoli di recuperare energie. Dai una fiata, eh? Ogni tanto il tuo cuore. Perché la vedi laggiù, eh? La vedi?
vita, la giro in lontananza. Inizio nell'ultima pendenza. Solo all'inizio, partiremo dalla running mountain. Poi ripartiremo running mountain, accelerazione, 30 secondi, un minuto, 30 secondi, un minuto, 30 secondi. Yeah. Vai a cercare tutte le energie, tutte le energie, portale dentro, contatto. Parti dal running mode, verso altrico, stringi e passa il standing mountain. Un minuto!
mollare. Dipendenza. Non puoi. Non puoi. Vai a cercare. Dico. Allora 85%. Toccato. E poi sforare con l'accelerazione. Sai! Sai! Ci sono, eh? Sono con voi! Voi state con me! Contatto!
ciao Simona, grazie. Lascia andare. L'altra. Il sorriso, non lo fate mai mancare a voi stessi e agli altri, è fondamentale, fa stare bene, come dico sempre, non costa nulla, va bene a voi, va bene a me. Spero di vedervi presto, grazie Giovanni, grazie. Sì, certo, ci vediamo mercoledì. Grazie Vale. Gabriele Grande, di nuovo fra noi. Ciao Giovanni. Ciao a tutti ragazzi. Ringrazio ancora una volta la Palestra 01. Mi raccomando, seguite anche tutti gli altri corsi. E ce ne sono tanti. Di tutti i generi. Non pedalate solo. E che c'è rimasto? Sperando che ci siano degli happy day. Sì, speriamo, eh. Un bacio a tutti. Lascio andare. Voglio uscire prima di voi. Dai, oggi. Voglio uscire prima di voi. Grandi, grazie. Vediamo, questo 2021 che sta per arrivare ci porti qualcosa di buono. Siamo una retorica, ma con questo vaccino veramente ci diamo una svolta nei mesi prossimi. Speriamo di poter tornare in palestra presto. Hanno detto le estetiste, magari se avessero anche le palestre, potrebbe essere un'idea, ma questa è la mia idea personale. Dando un grande bacio. Un abbraccio, asciugatevi bene, fate una bella doccia, calda se potete, io no, sono in ufficio, ora voglio tornare a casa. E soprattutto un sorriso a chi è meno fortunato di noi, mi raccomando. Un bacio grande, non so come dovete andare via, vedo, che devo fare, sono qui. Mettiamo da mangiare? Adesso non è, andiamo a fare ancora due chiacchiere. Grandi. Un bacio enorme a tutti. Allora davvero vi devo salutare. Vi devo sistemare. Perché c'è qualcuno che mi aspetta a casa, dai. Un bacio. Grazie a tutti, grazie a tutti perché se qui non si sente, un abbraccio e smile.